Ciao a tutti, oggi sono qua per aprire insieme a voi la Rebel Box del mese di maggio. Non vedevo l'ora che mi arrivasse questo pacchetto perché sono molto curiosa di scoprire cosa ci sarà all'interno. Anche perché la precedente Rebel Box che avevo ricevuto mi era piaciuta tantissimo, quindi non vedo l'ora di scoprire quali saranno le creatrici e soprattutto le creazioni all'interno di questa box. Infatti, per chi non conoscesse la Rebel Box, si tratta di una box mensile tutta italiana che contiene all'interno oggetti creati tutti da donne. Infatti per ogni creazione c'è un cartoncino in cui viene presentata la creatrice e quello che fa, insomma. La trovo una cosa veramente molto bella perché sostiene appunto la creatività di queste donne. Inoltre, parte del ricavato viene devoluto a delle associazioni che si occupano della difesa dei diritti delle donne. Il prezzo di questa scatola è di 28,90 €, incluse le spese di spedizione. Per maggiori informazioni troverete il link qua sotto in descrizione. Ma ora, apriamola! Sono troppo curiosa! Allora, vediamo che cosa ci sarà all'interno. Innanzitutto, breve sbirciatina. Il primo articolo che vedo all'interno è questo cubo. Si chiama Message Cube, Good Luck. Mi piace davvero tanto la confezione così verde e in legno, dove c'è appunto scritto Good Luck. Praticamente si tratta di un cubo di legno in cui è piantato un fagiolo. Ci dovrebbe essere una piantina, un seme che va appunto innaffiato e poi crescerà la piantina. Allora, qua c'è scritto infatti di versare 30 ml sul fagiolo che c'è all'interno, di mantenere il cubo in un posto comunque caldo, soleggiato e di dargli costantemente dell'acqua, e dopo 8-12 giorni dovrebbe cominciare a crescere. Dopo poi 4 mesi si può spostare il cubo direttamente in un vaso, perché il materiale di cui è fatto viene poi riutilizzato dalla pianta, si decompone e viene utilizzato appunto come fertilizzante. C'è poi un messaggio inciso a laser, in questo caso Good Luck, che apparirà una volta che sponderà fuori la piantina, per questo si chiama appunto Message Cube. La trovo un'idea regalo veramente molto molto carina. Questo cubetto è stato realizzato da Phil Green, una piccola azienda austriaca che produce appunto regali, articoli personalizzati assolutamente verdi e sostenibili. Troverete poi il link qua sotto in descrizione. Il prossimo articolo della box è una scatola di pennarelli Giotto Turbo Color. Sono 6 pennarelli, su questo non c'è da dire granché. Ho notato subito la presenza di questo quadernino. Penso proprio che sia un coloring book. Questo è un quadernino da colorare, per questo motivo penso abbiano inserito i pennarelli. Si chiama Relax Book. Illustrazioni da colorare by Hope. Vi faccio vedere qualche disegno. Sono veramente molto molto carini. Poi ci sono questi personaggi femminili molto belli. Hope è un'illustratrice che si occupa principalmente di disegni in bianco e nero. Nell'ultimo periodo ha realizzato diversi coloring book per bambini, ma anche per adulti, come questo qua. E i temi principali delle sue illustrazioni sono appunto le donne, la natura, gli animali. C'è poi un pacchettino veramente carinissimo. Tra l'altro ci sono tipo i fiori di ciliegio attaccati ad oro. Wow, è un astuccino! Allora, guardate che meraviglia! Io sono senza parole, veramente molto molto carino, mi piace tantissimo qui questa stampa floreale. È un astuccio abbastanza piccolo, dentro è lilla, no, adoro, dentro è foderato con un tessuto a pois lilla che è bellissimo. Sull'etichetta c'è scritto Melagrana, penso che sia il nome anche dello shop, poi vi lascerò tutti i link ovviamente di tutto qua sotto in descrizione. È un astuccino davvero molto molto carino, magari una di quelle cose da viaggio dove poter mettere un paio di penne, gli occhiali da vista forse anche ci stanno. Perché è abbastanza imbottito, quindi secondo me potrebbero starci bene anche gli occhiali da vista o da sole. Sapete che io adoro le cose fatte a mano, anche a me piace creare, quindi sono super contenta. Andando avanti con la box, c'è questo fumetto qua, che penso siano in realtà due fumetti, o no? Ci sono infatti due titoli diversi e due copertine diverse. Su questo lato arancione c'è scritto Amnesia, Giulia Adragna, autrice, segnata anche da quest'altra parte dove c'è scritto invece A Solo. Sì, ci sono tavole su tutti e due i lati, quindi penso siano proprio due storie differenti.
veramente molto interessante. Dall'altra parte invece predomina questo rosa che a me fa impazzire, veramente molto bello. Poi contro questo blu, pazzesco. Allora, Giulia Adragna è infatti una fumettista, colorista e illustratrice. C'è poi un sacchettino con questo sopracciglio molto fashion per il progetto Benefit Bold is Beautiful. In pratica l'intero incasso dei servizi sopracciglia del mese di maggio verrà interamente devoluto a due associazioni che sostengono le donne. La prima è Dire, Donne in Rete contro la Violenza, la seconda è Mamme a Scuola. Penso che sia un progetto veramente molto interessante e importante soprattutto. Nel pacchettino c'era ovviamente questo cartoncino con un sopracciglio rosa per ricordare appunto l'iniziativa Benefit, e dovrebbe esserci un prodotto Benefit. Allora, c'è infatti una matita per le sopracciglia, la Precisely My Brow Pencil. Oltre a questa matita c'era anche la spilletta con scritto appunto Bold is Beautiful Project di Benefit. Mi piace molto come è fatta questa matita, spero di riuscire ad utilizzarla perché sapete sono negata per quanto riguarda le sopracciglia. L'unica cosa che faccio è utilizzare il gel di Benefit per fissare le mie. La matita è la numero 3, una matita automatica, non so per quale motivo mi aspettavo una matita di quelle da temperare, invece mi piacciono molto queste automatiche. E il colore è un marrone molto freddo che ricorda un po' il grigio. Ultimo oggetto della box è in questo cartoncino qua, che è un'illustrazione, quella che avevo sbirciato sui loro social, sui social della Rebel Box. È bellissima, veramente bellissima. Questa illustrazione è ovviamente ispirata a Star Wars, al personaggio della principessa Leia. È bellissima, è bellissima, non mi sono mai emozionata forse così tanto per un'illustrazione, la trovo veramente perfetta. Questa bellissima illustrazione di Sibylline, una ragazza di 25 anni francese che è appunto un'illustratrice e si occupa principalmente di raffigurare donne. Si parla poi di Sister Namibia in questo foglietto fronte e retro, un'associazione no profit femminista con sede appunto in Namibia che si occupa dei diritti delle donne. Il testo è di Chiara D'Onofrio, adesso con Carlo ma me lo leggerò tutto perché è un'organizzazione che non conoscevo e secondo me è sempre molto interessante scoprire di qualcosa di nuovo, anche perché leggendo le prime righe si parla di uno dei progetti principali di questa organizzazione, ovvero i Sister Pads, gli assorbenti riutilizzabili. Questo era quindi tutto il contenuto della box. Anche questo mese sono veramente molto molto sorpresa del suo contenuto. Ci sono tanti piccoli oggetti molto interessanti, probabilmente quello che mi ha colpita di più dopo l'illustrazione, che è bellissima, è sicuramente questo cubo, perché è un'idea molto particolare, non ho mai visto nulla del genere, quindi favoloso. Come dicevo inizio video, questa era la box di maggio, che è già esaurita sul sito di Rebel Box, ma è possibile preordinare già quella di giugno, quindi se siete curiosi, i pezzi vanno sempre a ruba, vi consiglio di controllare il sito qua sotto in descrizione. Se vi sono piaciuti particolarmente il coloring book con i pennarelli e il fumetto di Giulia, ho una bella sorpresa per voi, perché questi due articoli possono essere ordinati separatamente insieme alla box di giugno ad un prezzo esclusivo. Per sapere come fare vi lascio tutti i contatti di Rebel Box qua sotto in descrizione, contattateli, vi spiegheranno tutto. Inoltre il team di Rebel Box è stato così gentile da lasciarmi un codice sconto che potete utilizzare per acquistare la vostra Rebel Box. Digitando infatti il codice CB10 avrete il 10% di sconto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della box e quali sono gli oggetti che vi hanno incuriosito di più. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!